Allora, io vi... Il Grinch è uno spettacolo che, come sapete, è un fantasy, però dà una storia che alla fine ha un lieto fine e racconta qualcosa che è di bello vedere a Natale, cioè il solito spettacolo natalizio che riporta dal lato cattivo al lato buono. Io vi auguro una buona visione e spero che lo spettacolo vi piaccia. Grazie ancora. Spirito natalizio. Ah, non lo senti? Un minuto in meno al Natale! Oh. 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 È solo per i prossimi 5 minuti, sconto del 99%! Dai, andiamo! Sì, tutti adorano il Natale a chi non so. Ma il Grinch, che abita su a nord, lui no. Stop, un attimo, chiedo scusa, c'è stato un problema, abbiamo un problema il phone, l'ha detto ai suoni, ha un problema di dissenteria, chiedo a qualcuno del pubblico se si vuole offrire volontario di andare... Ah, ecco, vengi signore, vengi. Tu hai paura del Grinch. No, non è vero. Sì, invece. No, non è vero. Sì, invece. E ti aspetto, non lasciarmi fuori. Sei sempre lì. Dai, tocca la porta, che aspetti? Ben fatto. Begli sta quei mocciosi bustaioli, allegresti, sdolcinati, giocherelloni su piazza Macchioni. Non mi piacciono per niente. Sono stato troppo tollerante con quegli avanzi di riformatorio. E così vogliono conoscermi meglio, giusto? Vogliono passare un po' di tempo divertendosi con il Grinch. Beh, forse
mi ci vuole un po' di interazione sociale. Sì. Buon Natale! Sì, va bene. Buon Natale! Buon Natale! Sì, va bene. Felice giubilante! Sì, va bene, certo, basta! Oh! Mi scusi, si è fatto male? Le città sono luoghi pericolosi! Buon Natale! È buono! Senti, giovanotto, o la compri la palla o mi lasci andare in. Il Grinch odia il Natale! E i suoi festeggiamenti. È inutile chiedere chiarimenti. Sarà che le rotelle in testa non ha tutte. Sarà che le sue scarpe sono strette e tanto brutte. O forse ha ragione di tanto malumore. È che è di due taglie, più piccolo il cuore. Però, niente batte il Natale, vero? Credo di sì. Credi? Beh, diciamo che guardo te, la mamma e tutti quanti gli altri e siete super carburati. Non ti sembra un tantino superfluo tutto questo, papà? Ma dai, su, Cindy, non pensare a questo. Anzi, adesso ti compro un bel pavoncino stuzzo. Pavoncino stuzzo, grazie, buon Natale. I soldi. Papà, ma il Natale non è mica fatto solo di regali. Papà! Cosa ti è capitato, Stu? Papà! È stato il Grinch! Grinch, in aiuto! Che c'è? Cioè, il Grinch? Oh, aiuto! Qualcuno ha appena detto Grinch? Salve, signor Sindaci, signore. Lou, caro Lou, non c'è bisogno di ricordarti che questo Natale ricorre niente meno che la millesima giubilanza. Le chi feste più importanti di chi non so. Infatti, il libro di non so chi dice, a sé chiaramente, l'età di non so chi non è importanza. Tutti rispettino il periodo della giubilanza. Ora, Lu, non dirmi che i tuoi figlioli sono saliti proprio a Monte Rich della pattumiera a provocare l'unica creatura che nel raggio di un miliardometro a Punta Po non sopporta il Natale. È stato il Grinch! Sì, è stato il... Scusate, chi è l'ha detto agli effetti sonori? Potrebbe venire più un attimo. Dicevamo? Signore, loro non hanno mai visto il Grinch. Loro erano... Credo che fossero solamente sul Monte Rich. Ma sì, o a danneggiare una proprietà pubblica, o a sradicare i... Oh beh, questo è un gran sollievo. Allora, avete sentito che cosa ha detto? Non esiste nessun problema grincioso qui. Bene, con l'armonia della giubilanza che si estende, ognuno di noi ritorni alle proprie faccende. Ma l'abbiamo visto davvero il Grinch? Bene. E ti sembra questo il momento di rovinare questa meravigliosissima festa, rischiando grosso e mettendo tuo padre nei guai? Allora forse ci siamo sbagliati. Visto che il Natale è alle porte di Punta Po e tutti noi dobbiamo essere più allegri che si può, papà vi perdona, però adesso andiamo, che papà e Cindy finiscono di fare spese. Fammi vedere se abbiamo comprato tutto per tutti. Ecco, lo sapevo. Mi sono scordato di comprare una scatola di stuzzicagnuzzicherie per il nostro gatto Pisellino. Ascolta, Cindy, vado a fare una scappatuzza al negozio. Mi raccomando, non parlare con gli sconosciuti. Sì, papà.
sono uno sconosciuto, vuoi parlare con me? Io non conosco nessuno sconosciuto. Mio padre mi ha detto che non posso parlare con gli sconosciuti, ma tu non sarai mica uno di quelli. Sì, 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 sì. Noi ci conosciamo benissimo, piccoletta. E adesso guarda il cielo. Aspetta, non urlare! Guarda piccolina, adesso ti compri un altro pallottistruzzo! Ah, pietosone di tutto il mondo, unitevi! Il Grinch? Finissima! Ah, chiudi quell'assordante boccuccio pubblicato, basta! Guarda! Adesso ti compri il tuo schifosissimo palloncisnuzzo. Ma che cosa hanno usato per fare questo palloncisnuzzo? Della criptonite verde? O dello loptite blu? Sicuramente del bitume nero. Ecco, vedi, tieni. Ecco la tua sgradevole camera d'aria. Grazie, signore Grinch. Grazie? Hai voluto dire per disgrazia grazie? Cioè credi che io ti abbia fatto un piacere? Credo di sì. Vai! Ho semplicemente notato che lo scherzo di farti scoppiare il primo palloncisnuzzo può migliorare se ti faccio scoppiare anche il secondo, così ti rimetti l'ora squarciagola. Sì! Cindy, eccomi qua. Dai, andiamo. Ehi! Ma che fine ha fatto il tuo palloncisnuzzo? Ma perché ridivi da sola? Ci sono! Hai capito da sola il clima, lo spirito con cui affrontare il Natale e le sue feste e non riesci più a trattenere la gioia? Oh, beh, sì! Oh, ma che bambina splendida che ho! Dai, torniamo a casa che se incontriamo il venditore di palloncisnuzzi ne compriamo subito! La dolce Cindy, piccolina, appariva molto mesta e il dilemma nella testa batte come una tempesta. Se il Grinch è così spietato, ma allora perché mi ha accontentato? Forse tanto cattivo non lo è. Forse non lo è. Per quanto squallido sia, nessun posto è come casa mia. Primo piano, rifiuti industriali. Quelli non so chi, sono duri a morire. Però ho fatto del mio peggio. Ed è questo quello che conta. Quantomeno ho messo una fifa nera e blu a quella ragazzina. La segnerò per tutta la vita. Strano però che non abbia fatto la spia. Boh, avrà avuto sicuramente paura dei rimproveri. Sì, è calato! Due taglie e mezza. E questa volta rimango a dieta. Changes to
Messaggi. Strano, troppo buono questo. Controlliamo il messaggio di risposta. Se ti azzardi a pronunciare ancora una sola sillaba, ti darò la caccia e ti sventrerò come un pesce. Per mandare un fax, premere invio, adesso. Ah, così va meglio. Porco spino, non capisco perché certe volte esco di casa. Ho già tutta la compagnia che mi serve. Proprio qui. Ehi là! Ehi là, ehi là, ehi là! Come sto? Come sto, come sto? L'ho chiesto prima io! Oh, ma che personcina matura! Ripete esattamente tutto quello che dico! Esattamente quello che dico! Io sono un idiota! Tu sei un idiota! Sei un idiota, sei un idiota! Ah, basta! Non ci parlo più con te! Tu sei un idiota, sei un idiota. Continua a mangiare perché mi annoio. Cindy Lou ha due domande nel cuoricino adesso. Perché il Grinch odia il Natale? E come era successo? Troverà la sua risposta con l'aiuto degli amici non so chi. Rimase impigliato in un albero. Rimase impigliato in un albero.
poveretto. Si fece mattina, prima che qualcuno si accorgesse di lui. Ma sai una cosa? Capimmo subito che era un tipo molto speciale. Speciale. Vuoi un dolcetto natalizio? Sì? Quale dolcetto natalizio preferisci? Babbo Natale! Oh, la sua prima parola! Questo è il vassoietto di Babbo Natale! Vuoi il vassoietto di Babbo Natale? Addio, Babbo Natale! Era un adorabile, un... Beh, non sappiamo bene cosa fosse. Ma lo allevammo come tutte. Tutti non so chi. Nel più profondo amore per il Natale. Mamma, mi dici che c'entra sto maiale? Ricordate che domani avverrà il nostro scambio dei chidoni. Ognuno porti per Natale un regalo speciale a una persona speciale. E se dobbiamo dire la verità, a lui piaceva Marco. Non mi piace parlare del Grinch proprio sotto Natale. Ma se si sapesse la verità, si capirebbe la ragione. E mettici un po' di olio di gomito! Io ho sempre cercato di proteggerlo, anche se avevi i piedi, non sta bene, gli cadevano, non è decoroso. Con lei hai 8 anni e già ti cresce la barba. Sai, Natale è il periodo dell'anno che preferisco. Io adoro i colori natalizi, il rosso e il verde. Se avevo una cotta per il Grinch. Oh beh, certo che no. Questo io non l'avevo chiesto. Chissà per quale ragione, quando tornò a casa quel giorno, capì lo spirito natalizio per la prima volta. Perfetto! Oops! Che delizioso gioiello di famiglia abbiamo! Oh Marta, oh Natale! You've been dreaming of Christmas of love. Voglio che domani tutti siate più belli che potete. Non hai nessuna speranza con lei. Hai 8 anni e già ti cresce la barba. Marta May. Perché ti sei messo quel sacchetto in testa? Probabilmente perché è imbarazzato da quell'orrendernimo regalo. Signor Grinch, ti prego, togliti quel sacchetto dalla testa. Sì, certo che ora te lo togli. Metti giù il libro. E ora anche il piede. Guardate, l'ho sfregiato! Stupido regalo! Stupido albero! Io odio il Natale!
Che rabbia! Che furia! Che muscoli! Il cuore o le scarpe? La ragione è questa qui. E se ne sta sulla montagna a odiare il non so chi. In ordine alfabetico, signora Baccostille Bodio, io ti odio. Signora da Baccucè, odio pure te. Odio, odio, doppio odio, super odissimo. Porco Spino, sei già l'ora della giubilanza? Domani è Natale. Praticamente è arrivato. Ed ora, le Kid Domination per quel non so chi tra noi che meglio rappresenta le qualità del non so chismo e della non soccheria, il mastralegro delle feste per la giubilanza di chi non so! Evviva! Allora, qualcuno ha qualche nome? Io candido il Grinch! Oh. Ma senti, 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 certo che avete una figlia molto altruista, caro Lu. Già. Cindy? Lascia che ti citi un verso tratto dal libro di chi non so. Il termine Grinch si applicherà se lo spirito del Natale davvero scarso apparirà. Ora, ti sembra il caso del mastralegro delle feste? È vero, signor Sindacchi, ma non dimentichi che c'è anche questo verso qui. Non importa quanto non so chi appaia differente, a Natale sarà sempre accolto allegramente. Oh beh, ma il libro dice anche che il premio non può andare di certo, non può andare di certo al Grinch perché potrebbe essere richiesto di tenere un bel concerto. Ma non è vero, se l'ho inventato, non lo dice questo. No, no, invece c'è scritto. E a che pagina? Oh beh, ho perso il mio segnachilibro, ma sta scritto qui. Però di sicuro il libro dice che al mastralegro spetta il brindisi di mille e mille risi. E questo tocca all'anima che ha più bisogno di sorrisi. E secondo me quest'anno è quella del Grinch. E se voi siete non so chi che spero siate, lo penserete anche voi. E va bene, miei cari amici. Se volete sprecare una così splendida Kid Nomination, beh, fate pure. Ma vi posso garantire che il Grinch qua giù non verrà mai. E visto che non verrà, la corona andrà al sindaco. E beh, più o meno. Evviva il sindaco! Evviva il sindaco! Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing, a bushel of fun. Now the jingle hop.